Quel fuoco continuerà a bruciare i nostri giorni, sono le parole composte da Michele Marmo in una canzone scritta all'indomani dell'efferato delitto di Graziella Mansi, la piccola andriese che il 19 agosto del 2000 fu adescata, violentata e bruciata da un branco di 5 giovanissimi. Ed in effetti è un indimenticabile incubo quello che si riaccende il 19 agosto, anche 23 anni dopo quella orrenda pagina di cronaca nera che portò il Castel del Monte sui quotidiani nazionali ed internazionali, e non per la bellezza del misterioso maniero federiciano. All'ombra delle sue torri, Graziella era stata attirata in una trappola, nei boschi circostanti, straziata di violenza e poi, nel tentativo di distruggere ogni traccia del vile delitto, data al fuoco, che invece si spense lasciando ai soccorritori, alle forze dell'ordine, alle troupe televisive, ai tanti volontari che si erano adoperati per la ricerca di quella bimba di 8 anni, una scena raccapricciante attorno al volto candido di quella piccola creatura. Spera sempre che tu torni, ma non rispondi. Fu, secondo i giudici, Pasquale Tortora ad attirare Graziella mentre si rifocillava di acqua alla fontanella ai piedi del castello, poco lontana dalla bancarella di souvenir del nonno Vittorio. Con Tortora, Michele Zagaria, Domenico Margiotto, Giuseppe Di Bari e Vincenzo Coratella, tutti tra i 18 e i 20 anni, sono stati ritenuti responsabili di quel delitto e per questo condannati. Coratella si è sempre professato innocente e non resse il peso di quell'onta togliendosi la vita nel carcere di Lecce nel 2008. L'avvocato penalista Carmine Di Paola ha ribadito in tempi recenti, anche in un suo libro, la convinzione che ogni colpa sia di Tortora e che gli altri abbiano pagato e stiano ancora pagando pene ingiuste o quantomeno eccessive. Io sono assolutamente certo che il crimine che rimane efferato, un crimine mostruoso di un mostro, della povera bambina, sia stata opera soltanto di una persona, di Pasquale Tortora. Anche oggi che il corpo di Graziella Mansi riposa in pace sotto una lapide dignitosa e che, posta all'ingresso del cimitero di Andria, ravviva il ricordo di quell'orrore che non deve mai essere dimenticato, resta senza risposta l'interrogativo principale: perché? Se puoi, perdonaci adesso.